Ciao a tutti ragazzi, sono Ed e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Pokémon Platino. Allora, oggi è il 24 maggio e l'ultimo episodio l'ho registrato il 14 febbraio, quindi potete capire quanto mi ricordi di questa serie. Però sono andato a vedere il mio ultimo video e ho scoperto che dobbiamo andare a Rupepoli a comprarci delle robe. Roba. E al casino soprattutto, cioè devo cercare di vincere roba al casino. Prima devo esplorarla, poi devo anche adesso non so bene come funziona il casino. No, il centro commerciale. Cosa stai dicendo il casino? Il centro commerciale. Devo andare al centro commerciale a comprarmi le mosse per i Pokémon che io mi ricordo che mi servivano. Allora, ah sì, un'altra cosa. Vedete lo schermo sotto di me? E con il Poke Gear, forse come quello, insomma, la roba che c'è sotto. In questo momento c'è l'orario che è 22:31. E cioè questo qua, dai, insomma, avete capito? E c'è il cursore sopra adesso. Così, insomma, potete vedere anche quello che faccio sotto. Magari vi interessa. Perché, insomma, c'era il coso, c'era il vuoto qua sotto. Quindi, ok, allora, mappa di base proprio che devo andare a vedere. Dunque, io sono qua, Rupepoli è qua. Quindi non mi manca una sega, perfetto. Ok, scusa. Ok, la marcia migliore. Stasera proverò a registrarne un po'. Che cos'è sta roba? Cos'è? Rivincita, credo, infatti. Allora, io devo. Oh, Cristo, io devo fare questo perché sapete che io non ho mai capito una sega. Non lo leggo. Ma sì, tanto non la uso perché non c'ho voglia. Tu mi devi sfidare? No. Io dove cazzo devo andare per andare a Rupepoli? Scusa, di là. Però mi serve taglio. Io ho un Pokémon con taglio? Assolutamente no. Quindi devo andare in un centro Pokémon a prendermi il Pokémon con taglio. Sì, perché sennò poi non posso andare di là. Perfetto. Primo fail della giornata fatto. Allora, devo andare a Flaminia, vero? Qua non posso andarci con la bici. Bella sta musica. No, vabbè, io, cioè, faccio sti gameplay solo per la musica. Troppo bella la musica di sti giochi. Allora, innanzitutto, scusate. Porca troia. Facciamoci curare i Pokémon, tipo. Allora. Ok, oh, che bello registrare Pokémon. Io non lo stavo più registrando, ma in realtà a me piace. È un po' come quando vado in palestra. Insomma, a me piace andare in palestra, però non ci vado tanto spesso perché. Così. Ok, allora. Chi metto? Boh. Rupepoli, non mi ricordo di che tipo è il capo palestra. Quindi suppongo che metterò. Non lo so, forse Pachirisu, dai. Ma in realtà no, ma, cioè, ma sono stupido perché in realtà poi lo devo riprendere. È solo per il momento per prendermi Bidoof con taglio e andarci a Rupepoli. Cioè, in realtà poi lo devo riprendere, quindi non mi devo neanche porre sto problema. Ok, allora. Posso vedere quanto sto di registrazione. Questo è un bene perché non devo superare i 20 minuti. Tra l'altro, mi hanno riabilitato la partnership, quindi potrei anche guadagnarci con sti video. Ma onestamente, sapete che non è quello il mio obiettivo principale. Anche perché, se voi vedete i miei video, non ci sono mai i pre-roll, cioè praticamente le pubblicità prima del video, quelle odiose, quelle skippabili, no? O anche quelle non skippabili. Mi pare che le non skippabili partano da 10 minuti del video, cioè nel senso. No, così è detta male. Cioè, nel senso, se un video è fatto da 10 o più minuti, le pubblicità possono essere non skippabili. In questo modo guadagni di più. Puoi mettere anche i mid roll, ma io non li voglio mettere perché non mi piace. Quindi c'è soltanto la pubblicità qua a fianco, il banner sotto. Tra l'altro, solo su. Solo su coso, solo su computer, perché su mobile non c'è una sega. Poi magari forse metterò qualche pubblicità se
Se per voi non è un problema, insomma, metterò una. Anche quelle prima del video. Ma non midroll. Midroll non le metto perché non mi piace. Proprio quelle in mezzo al video. Diciamo, vabbè, quelle prima del video potrei mettere soltanto perché. Almeno così monetizzo anche dai dispositivi mobili. Non in, cioè, in realtà, ripeto, non guadagno una sega. Non ho visto neanche chi metto, quindi tengo Shellos. Non guadagno una sega in realtà. Però è solo per così. Per avere una sorta di guadagno. Cioè, perché è bello avere un guadagno personale. Poi non è niente di che in realtà. Ok, adesso mettiamo Bronzor. Contro matchup di Albertino Cinturatore. Io non mi ricordo un cazzo proprio perché non lo ricordo. Però mi ricordo che Extrasenso era super efficace perché come tipo lotta. E ok, Bronzor mi sale da 23. Io forse direi di salvare perché perfetto. Perché sapete che io ho paura di tutto. Allora, fermo un secondo, ma. What? La Star Pugno mi serviva per un Pokémon? Sapete che non me lo ricordo proprio? Vediamo un attimo, la Star Pugno, la Star Pugno. Cosa serve la Star Pugno? Potenza le mosse tipo lotta, ma io non ce le ho. Io, cazzo, ora devo cambiare anche cosa per stockpile qua. Non lo potete vedere sto file. Bestia, perché qua sotto si vede adesso. Io c'ho questo l'ho anche già preso forse. No, questo no. No, vabbè. Perché non c'è la roba vicino? Ma vi ammazzo. Vi ammazzo tutti, però non c'è la roba vicino. Madonna cara. Stiamo scherzando? Vabbè, non mi sono segnato gli strumenti da dargli. A parte che, scusate, Velena Culeo è per Crobat? Perché non ce l'aveva? Ma io vi faccio male, scusate. Se io ho le robe e non le do ai Pokémon, ma sono pazzo. Ma porca di quella puttana. Staravia lo catturiamo. Ah, non c'ho voglia adesso. Anzi, io quasi quasi esco. Figurati. No, perché io non so che cazzo di strumento dargli. Che palle, avevo perso 20 anni un giorno a guardarmi tutti gli strumenti da dare. E ora non me li ricordo. Perché non li ho messi? Per Beautifly, per Bronzong, per Torterra. Non mi sono messo gli strumenti. Che poi tra l'altro non si sono neanche. Già evoluti in Bronzong, Beautifly e Torterra. Non me li sono scritti. Torterra, vabbè, sarà tipo roba che potenziano le mosse. Sì, però che palle. Vabbè. Adesso non ci devo pensare. Tanto c'è Krogun che usa provocazioni. Bravo, usa provocazioni. Io ti. Scusa, ti uccido se posso. Ok, matchup. Continuiamo a lottare. No, potevo mettere Bronzong. Tanto sono ritardati, usano preveggenza e quello lì che fa così, va bene. Sì, non si vedono i miei occhi perché sono coperti dallo schermo. Meditite. Nazario, Rolando è fenomeno, cazzo. Ma perché fanno tutte queste mosse da ricchioni senza colpirmi mai? Guarda, cosa? Vabbè, individuo là, gli serve perché. Ecco, godo. Impara a combattere invece di fare le. Che c'è un cintura nera che fa delle mosse. Boh, cioè non so. Sto qua quando è che attacca domani. Allora, qua c'è uno strumento. A sto punto c'ho taglio, perciò lo andiamo a prendere. Onda Shock è un buon. Potrei darla a Pachirisu nel frattempo che. Non penso che ce l'ho nel totale, no? No, non c'ho Onda Shock. Sì, non si vede. Questo. No, non ho previsto onda shock per Pachirisu, però tanto voglio dire. Allora, potenza.
60. Non ho paci riso qua, è vero. Lo faccio dopo. Sì, ma comunque cosa ha scossa? No, cos'è che ha lui? Boh, non mi ricordo una sega. No, sto qua non mi fa scappare, madonna, io lo so già. Madonna cara, ora scappa. Non va. Allora, io cambio Pokémon, scusate. Mettiamo Beautifly, dai. Che si devono un po' anche allenare sti Pokémon, cazzo. Vieni qua. Oh, vieni qua. Oh! Ah! Grazie, dimmelo prima che non t'alleni. Ah. Questa è una nota in doppio, devo stare attento perché c'ho Shellos morto, quindi. Mettiamo il nostro Grotol, che non riesco a prenderlo. Qua, vediamo se mi dà un repellente, mi incazzo. Quello dai, può essere utile poi alla fine quando sconfiggiamo la Lega. No, ok, no, non va niente, vai, ok. Lickitung me lo prendo. Pokémon anche abbastanza raro, credo. Vediamo con Raffi quanto dito, una sega. Ma io ho delle Pokéball? Sì, ce le ho. Potevo usare l'Ivedenaculeo, Pirla di un Pirla, vabbè. No, però aspetta, se ho delle Mega Ball le uso. Subito! Vabbè. Provo a usare delle Pokéball normali giusto perché. Niente, porca madosca. Ah, Beautifly di argento polvere? Ma allora c'era. Ah no, regà, sapete perché? Perché gliel'ho già dato. Ecco perché l'ho tolto, probabilmente. Credo, eh. Adesso non lo so, veramente. Avvelenalo, Cristo. Lo vuoi avvelenare? Mamma mia. Oh. Ok, così adesso aspettiamo che il veleno agisca. Perfetto. E ora giuro che mi incazzo se non va la Mega Ball. Oh, perfetto. Abbiamo anche preso Lickitung. Devo andare a Rupepoli perché sono 12 minuti che sto cazzeggiando. No, non voglio dare nessun soprannome. Dai, su. Allora, questi due qua che tra l'altro c'ho anche. No, devo andare a Rupepoli assolutamente perché cioè io sono lentissimo. Io sono pachidermico nel fare le cose. Mamma mia. Dai. Danilo e Maya. Oh cazzo, questi qua mi mandano a capo sicuro, vabbè. Allora, vediamo. Raffica su Roselia. Che è super. No, non è molto efficace, mi sa. Fail, ho fatto. Fogliarama sicuro perché colpisce entrambe. Questo è proprio sicuro. No, invece è super efficace Raffica su Roselia. L'Acerboso su Gligar? Non so quanto pesa Gligar. L'Acerboso funziona in relazione al peso. Sì, ho capito che c'è una trappola di fede punte. È abbastanza che funziona. Vediamo se continuo a usare Raffica su Roselia. E l'Acerboso su Gligar sperando che colpisce prima. Invece no, mi colpisce Beautifly e non manda KO. Perfetto. Perfetto. Adesso un bel fogliolama. Tanto metto bronzo. Non voglio ancora giocarmi la carta Crobat perché. Sapete, Crobat è un Pokémon abbastanza cazzuto. A me piace molto come Pokémon perché insomma è veramente una bestia. Come evita l'attacco? Ma sei un pezzo di merda. Bronzo è l'extrasenso su Roselia che è veleno quindi efficace. Sì, però, madonna cara, questi hanno una marea di. Allora, extrasenso su Gligar e maledizione personale, così. Aumenta molto l'attacco e difesa, tanto la velocità fa già cagare, quindi è già ultimo. Cioè, se ha il coso, se ha il culo di usare quello strumento che c'ha che. Allora, su Buizel li posso usare. Assorbimento. Così perché tanto è efficace. Ok.
Ok, confusione su Ralts che però non è molto efficace. E allora devo andare di foglio dama. Andiamo di foglio dama ignorante, così. No! Ma cosa mi metti? Ma sei un figlio di puttana però. Come Drifblim. Mamma mia. Ah, Godoralz è esausto. Ma vaffanculo. Perché non è molto efficace? Non è tipo veleno? Allora ho sbagliato qualcosa prima, no? I tipi, non me li ricordo mai. Oh, Barba Grotto che usa foglia d'ama. Raga, non finisce mai sta lotta. Proprio pistone, zah, madonna cara. E allora gli mettiamo dentro il Shellos che però è avvelenato. No, gli devo usare una cura totale. No, che è? Un antidoto. Ok, ora gli devo usare anche un. Bostia. Perché tanto. Sapevo che mi colpiva Shell bastardo. Cazzo, raga, non è così semplice perché. Ora devo mettere. Devo mettere Crobat. Niente, raga. L'ultima mossa è mettere Crobat. Non l'avrei voluto fare, ma. Sì, ma cosa uso l'acerboso anch'io? Oh cazzo, oh cazzo, oh merda. Wait. Non me la posso giocare con. No. Non ce n'è di più. Ok. Wait a moment, perché qua. Allora, l'acerboso su Lickitung che mi ha rotto i coglioni proprio. Mamma mia. No. Madonna. Grotto non sale neanche al 25. Dai, Crobat, per favore, devi. Allora. No, che trespolo, attacco da. No. Morso. Grotto invece ti faccio curare subito perché. Ok, nel turno di Grotto mi rivitalizzo. Dai. Dai che lo mandiamo al tappeto. Dovrebbe essere finiti, vero? No, c'è neanche. Ah no, c'è il booster di prima, è vero. Minchia. Ma ti lamo. Ma qua l'acquagetto, ma tua madre cos'acquagetto. Ok, ce l'abbiamo fatta in 5 minchia. Ho finito il tempo. Ma porca miseria. Sono arrivato a rompere poi la. Guarda, ora c'è. Minimo c'è quello lì. Oh, come il Tingalasse? No, fermi. Io devo andare. Qua c'è Scarol. Io devo andare a curarmi poco. Un secondo, fatemi ragionare. Prima che arrivi il Tingalasse e roba. A sto punto andiamo al centro commerciale subito. Sì, dai, a sto punto facciamo così. Poi la prossima. Prossima puntata sfidiamo il capo palestra. E tu. Bestia. Mi si è interrotto il video dall'iPad. Che palle. Ma io ho così poca memoria. Che due coglioni. Vabbè, allora facciamo così. Non ci sarà il video per quest'ultimi. Cioè, ma dai, ma quanta poca memoria c'ho. Allora, prendiamoci Pachirisu e insegniamogli quella mossa là, poi. Vabbè, poi vediamo, dai. Affanculo. Ah. Usiamo un Dashok su Pachirisu. Vediamo. Scintilla c'è più. A questo punto direi Cometa. Tanto voglio dire, Cometa e Undashock sono equivalenti, solo che Pachirisu allo stab perché guardo in camera se non c'è più la camera. Perché è elettro e quindi anche Undashock è elettro e quindi si chiama stab. Ok, a sto punto vabbè, il casino lo visitiamo nella prossima che ritorna anche la webcam, quindi ciao a tutti.